Era attesa per il 4 dicembre, giorno della festa di Santa Barbara, ed invece si è svolta questa mattina la cerimonia di abbattimento del diaframma della canna sud della galleria di Casalbuono, nel secondo macrolotto dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. La canna sud della nuova galleria naturale di Casalbuono ha una lunghezza di oltre 1700 metri, di cui 15 metri di galleria artificiale. La sezione stradale della carreggiata è composta da due corsie di 3,75 m più una corsia di emergenza di 3 metri ed un franco di 70 cm. La larghezza complessiva dunque della piattaforma stradale è pari a 11,2 metri. È una fase importante dei lavori del secondo macrolotto, ha dichiarato il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci, intervenuto alla cerimonia. L'abbattimento del diaframma infatti consente di programmare per il prossimo esodo estivo l'apertura al traffico dell'intera carreggiata sud da Padula a Lago Negro Nord, a circa 2 anni dall'avvio dei cantieri. Intanto proseguono i lavori di scavo della canna nord, che saranno completati entro la metà del prossimo anno. Il tracciato della canna sud è stato realizzato in variante rispetto al tracciato attuale dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e la nuova geometria del tracciato ha consentito di migliorare nettamente le caratteristiche del tratto autostradale, realizzando la galleria naturale più lunga dell'intero secondo macrolotto, galleria che sarà dotata di tutti gli impianti tecnologici e di sicurezza previsti dalle attuali normative in materia.